Giochi del mare, un italiano batte il record mondiale di apnea dinamica. Sentiamo Laura Berti. Un record da condividere, 465 metri sott'acqua in apnea per il pluriprimatista mondiale Simone Arrigoni, ma ieri nel parco acquatico Zoo Marina, Turbaianica, vicino Roma, il merito del record non è stato solo del sub, a spingerlo sott'acqua King e Paco, due delfini addestrati. I delfini sapete che utilizzano il sonar e durante la virata proprio lo utilizzano tantissimo per rendersi conto dell'assetto che devono prendere, per cui sento questo chiacchiericcio. Chiacchiericcio è la parola esatta per definire il modo di comunicare dei delfini. Addestrarli è impegnativo come per qualunque altro animale, ci vuole tempo e pazienza, ma come si comunica con loro? Si comunicano diversi strumenti, il target, che è una sorta di prolungamento del braccio che serve a indicare all'animale un punto da toccare, il fischietto che in linguaggio tecnico si chiama bridge, come suggerisce il nome, cioè ponte, fa da collegamento tra l'esercizio addestrativo richiesto e la sua effettiva realizzazione. Come ad esempio possiamo vedere in questo momento Angelo sta facendo fare agli animali un esercizio addestrativo che è quello di rivolgere verso di noi le pinne pettorali e poi fischia. Il fischio comunica all'animale che l'esercizio addestrativo è stato compiuto nel modo corretto.